Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi come sempre Antonella Entranò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, bentrovato. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera a voi tutti. E diamo il benvenuto all'ospite di quest'oggi, Sandro Ruotolo, giornalista sotto scorta purtroppo dal maggio 2015. Buonasera, dottor Ruotolo, grazie per aver Buonasera. accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. Bene, a brevissimo parleremo con lei della situazione nella Terra dei Fuochi, cosa della quale non si parla più, è calato un velo di silenzio inspiegabile, quasi la situazione si fosse risolta, abbia trovato una sua soluzione, ma non ci sembra che sia proprio così. Per cui con lei a breve parleremo proprio di questo. Per intanto passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Ricordo a tutti i nostri amici che chi volesse usufruire della nostra chat lo può fare da qualsiasi sito del network. Quindi siamo in onda su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgarete, provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Nui Radio da Modena. Ovviamente anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Come canali web TV stiamo usando Facebook, Livestream e il nostro sito radiosites.it. La chat sia di Facebook che del sito sono aperte, quindi chi volesse farci domande e scriverci può farla tranquillamente. Antonella, a te la linea. La giro subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie dunque ad Antonella Intranò alle 18.35, prendo la linea qui della redazione di RST Radio Saiuz TV, testata giornalistica pianetaoggitv.net da Venezia, diciamo un po' Venezia e Treviso unite insieme. Allora, la notizia che emerge, diciamo, è la seguente: Turchia, ci sono stati altri arresti, parecchi, si parla di 3.224, maxi operazione in Turchia contro la presunta rete dell'imam rifugiato negli Stati Uniti, Fethullah Gulen, accusato di essere la mente del fallito golpe del luglio 2016, lo ha annunciato il Ministero degli Interni. I blitz della polizia, a cui hanno partecipato circa 8.500 agenti, sono avvenuti in 72 province turche e hanno portato all'arresto già di 1.009 persone, tra cui molti imam sospettati di essere figure di coordinamento dell'organizzazione. Secondo un'altra fonte, la maggior parte sarebbero agenti di polizia. L'operazione non è però conclusa. I mandati di cattura sono 3.224, quindi potremmo dire che questa è ancora un po' la notizia in corso. Vi diamo un accenno anche alla nostra homepage di pianetaoggitv.net. A taglio primo, abbiamo una serie di collaborazioni con l'emittente All News Online di Roma, Pandora TV, pandoratv.it, diretta da Giulietto Chiesa. Dunque, a taglio primo, il 25 aprile, a Roma porta a San Paolo. A seguire, sempre appunto da Pandora TV, una comunità consapevole è la migliore difesa del nostro territorio libero. Questo è il titolo della conferenza alla quale ha partecipato Giulietto Chiesa. Qui abbiamo anche il suo intervento. A seguire c'è una conferenza, diciamo così, in differita, dove si parla del tema relativo all'ufologia. Molti documenti stanno emergendo da anni a questa parte, nessuno vuol mai far chiarezza, per noi è motivo di approfondimento, quindi diamo spazio a tutti quelli che sono i documenti che possiamo far vedere, che possiamo porre sotto i riflettori. Poi a seguire i notiziari di Pandora TV, PTV News, e quindi vi segnalo un comunicato stampa che ci è arrivato dall'Unione Italiana di Istria, dai nostri connazionali che vivono nella vicina regione dell'Istria, che purtroppo è divisa ancora da un confine, cioè sloveno e croato.
E poi in conclusione il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, quello che poi è venuto anche su una serie di televisioni terrestri, in digitale terrestre a carattere interregionale dall'Umbria fino al nord-est, quindi includendo anche l'Istria. Si parla di venti di guerra e il denaro, cioè il nesso che c'è tra queste guerre e il denaro. C'è l'intervento del dottor Giovanni Sgnolin, trasmissione che l'abbiamo realizzata in collaborazione con RST Radio Saius TV di Treviso, che ricordo è diretta da Rosario Moreno, direttore editoriale, che saluto, che è alla regia centrale 18:38. A te la linea, Antonella, in Trenorio Lombardi. So che avete un ospite molto importante, molto interessante sicuramente la trasmissione di questa sera. A voi. Grazie Massimo, ci sentiamo Grazie. poi in chiusura di trasmissione per eventuali aggiornamenti. Dunque, torniamo nel nostro studio virtuale. Come annunciato, vi ascoltatori, questo pomeriggio è con noi Sandro Ruotolo, noto giornalista che non necessita sicuramente di molte presentazioni. Vogliamo però sottolineare che il dottor Ruotolo è sotto scorta dal 2015 a causa, diciamo così, di una sua inchiesta del 2014 che si intitolava Inferno Atomico, che ha attirato l'attenzione del capo clan Michele Zagaria, capo del clan dei Casalesi. Clan dei Casalesi che poi in realtà sarebbe una federazione di clan, considerato il fatto che include al suo interno una serie di famiglie dei vari comuni. Per Terra dei Esatto. Fuochi, ecco, per Terra dei Fuochi, dottor Ruotolo, intendiamo un'area geografica che va dalla provincia di Napoli alla provincia di Caserta, include 33 comuni della provincia di Napoli e 24 della provincia di Caserta. All'inizio. Esattamente, proprio la zona, diciamo, al sud di Caserta e a nord di Napoli. Ecco, questa zona della Campania ha attirato l'attenzione mediatica del grande pubblico per un certo periodo di tempo. Poi tutto Sì. quanto è finito nell'oblio, come spesso accade purtroppo nel nostro paese. Questo perché, dottor Ruotolo, le situazioni di gravissima emergenza sanitaria e anche economica, perché poi ricordiamolo, questo avvenimento ha causato una ripercussione sulla vita economica di quella zona gravissimo. Si sono risolti i problemi o semplicemente non è più il caso di parlarne con tanta insistenza? No, non si sono assolutamente risolti, nel senso che lì diciamo, c'è stato un lavoro di scavo. Il fenomeno della Terra dei Fuochi è un doppio fenomeno, cioè c'è stato per tanti anni l'industria italiana del centro e del nord Italia che invece di smaltire i propri scarti industriali negli impianti autorizzati, con un giro, con un gruppo appunto di imprenditori criminali, ma c'era dentro anche la massoneria, c'era Licio Gelli, la P2 addirittura, nelle inchieste della magistratura, per evitare di pagare il di più, per evadere il fisco, hanno, come dire, sotterrato gli scarti industriali in questa terra dei fuochi. E quello è il primo fenomeno. Per cui tu hai campi agricoli, campi coltivati e sotto anche a 3 metri, 2 metri di profondità per decine di metri hai tonnellate e tonnellate di scarti industriali. Poi l'altro fenomeno da cui viene il nome Terra dei Fuochi è quello, diciamo, del sommerso napoletano, cioè c'è tutta una miriade di piccolissime aziende familiari che lavorano soprattutto nel comparto delle calzature e nel comparto, diciamo, dell'abbigliamento, che lavora tutto a nero, quindi è sommerso e quindi non può i propri scarti non li può mettere, diciamo, negli impianti autorizzati, per cui tu hai i collanti, i coloranti, hai il cuoio, hai poi tutta la piccola impresa edile. Quindi tutti gli scarti di amianto, eccetera, che vengono depositati su queste superfici, alle periferie di questi paesi, in determinate aree, e vengono bruciati di notte, di giorno. Ed è molto difficile, per
per i vigili del fuoco poter arrivare e spegnere questi incendi. Io dico sempre che ti accorgi del rifiuto tossico quando vedi la nuvola nera. Se la nuvola è bianca e viene dai campi, vuol dire lì è il contadino che brucia, diciamo, il vegetale, mentre invece il fumo nero ti dice proprio che invece è lo scarto industriale. E allora il punto qual è? Che fino a oggi c'è stato più o meno una ventina di milioni di tonnellate, sto dicendo bene, 20 milioni di tonnellate di scarti industriali che sono stati individuati dai, all'epoca Corpo Forestale, oggi è una, fa parte il Corpo Forestale, sapete, dell'Arma dei Carabinieri, per cui hanno proceduto allo scavo e hanno trovato. Ma la questione qual è? È la messa in sicurezza da una parte, sono le analisi, e guardate che paradossalmente spesso nelle aree vicino alle discariche sono stati fatti dei controlli, per cui il cibo in alcune zone non si può più coltivare né adibire quel terreno alla coltivazione al cibo, all'agroalimentare, in altre aree invece sì, perché i prodotti sono risultati commestibili, diciamo, non c'è un tasso di inquinamento. Faccio l'esempio del pomodoro, ha bisogno di una radice di 30 centimetri, per cui non va in profondità. Ma qual è la questione fondamentale, diciamo, degli scarti nascosti sottoterra? È che il percolato, cioè il liquido, va a finire nella falda acquifera che sta sotto, e lì quindi tu hai il rischio della contaminazione. C'è questa famosa discarica ex resit, che è la discarica di tutte le discariche, diciamo è la madre di tutte le discariche, sono, se non ricordo male, 800.000-900.000 tonnellate, dove addirittura un geologo per conto della procura ha stabilito che se entro il 2060, mi pare, non viene bonificato, c'è il rischio della contaminazione della falda acquifera. Quindi la messa in sicurezza è che non perda più liquido, non prenda più liquido. La bonifica è togliere la malattia, diciamo il corpo estraneo, e occorrono decine e decine di milioni. Quello che sta facendo in questo momento, diciamo, la regione Campania è togliere le cosiddette ecoballe. Sono città intere, tu hai delle città di ecoballe. Le ecoballe che cosa sono? Erano i combustibili, era il combustibile per mandare a regime gli inceneritori, che erano diciamo l'operazione per i rifiuti solidi urbani. È partito ed è stato tutto male, mal organizzato, diciamo, il rifiuto. Una volta chiuse le discariche si era pensato di recuperare il rifiuto, e una parte del rifiuto doveva diventare combustibile per gli inceneritori e produrre energia elettrica. Questo era il progetto iniziale. Esattamente, però attenzione, quando noi parliamo di ecoballe e di rifiuti solidi urbani, noi parliamo del 30% della produzione di rifiuti. Il 70% sono rifiuti industriali in Italia, il 30% sono rifiuti solidi urbani, quindi una minima parte. Soltanto che, avendo sbagliato tutta l'operazione, si è trovata la Campania con queste ecoballe, che poi eco non sono, cioè con queste balle che hanno fatto delle città, e ora piano piano stanno cercando di togliere queste ecoballe, che sono pericolose non perché producono, diciamo, il percolato, dopo 20 anni si saranno pure asciugate, ma perché sono facilmente incendiabili, e quindi vi immaginate montagne di rifiuti che prendono fuoco, per cui c'è un problema di smaltimento di questo. Però una volta smaltite, diciamo, le cosiddette ecoballe, non abbiamo affrontato la questione della terra dei fuochi. Allora, abbiamo fino a questo momento individuato 20 milioni di tonnellate. Secondo il Corpo Forestale fa una stima di altri 10 milioni, quindi tra i 25 e i 30 milioni di tonnellate di scarti industriali sotterrati tra la provincia di Caserta e la provincia di Napoli.
Una volta individuate bisogna procedere alle bonifiche e questa operazione non è stata fatta. Dopodiché che cosa sta succedendo? Che la gente continua a morire in quelle terre e soprattutto c'è questa questione dei bambini che è il vero allarme, il grido di allarme. E infatti nell'ultimo rapporto del 2016, del gennaio 2016 dell'Istituto Superiore di Sanità, questo è messo in chiara evidenza, cioè la mortalità in eccesso tra i bambini e l'aumento esponenziale dei bambini ospedalizzati in reparti oncologici, le malattie tumorali della tiroide, del sistema endocrino, del sistema respiratorio sono quelle più ricorrenti. Ma questa storia, dottor Ruotolo, parte da molto lontano, parte dal 1995, da quando sono cominciate le prime dichiarazioni dei camorristi pentiti. Allora, dal 1995 ad oggi, com'è possibile che non ci siano stati dei provvedimenti d'urgenza, verrebbe da dire, no? Perché le dichiarazioni ci sono state, però dichiarazioni solo di camorristi. Non abbiamo assistito alle dichiarazioni degli industriali del centro-nord che hanno ben pensato di sversare i loro rifiuti in terra di Campania. Allora, cosa è successo? C'è stata una sottovalutazione del problema o non si è voluto affrontare il problema perché magari gli interessi erano di un certo tipo e non solo delle aziende del nord? Ma il punto centrale è questo. Io mi sto rendendo conto sempre di più che c'è stato all'inizio lo Stato non era preparato a scoprire queste cose qui, però sappiamo anche che ci sono state collusioni, sappiamo anche di assessori che sono finiti in galera. Pensate che c'era un assessore nella Prima Repubblica della provincia di Napoli che era un assessore liberale che è finito in galera perché autorizzava l'immissione di rifiuti nelle discariche dove c'era appunto il controllo da parte della camorra. Quindi c'è l'elemento della corruzione, che è un elemento classico, che però nelle terre del sud la corruzione consente anche la mazzetta della camorra, il business della camorra dentro questo business. Quindi c'è stata una sottovalutazione, ma c'è stata anche una collusione, ce lo dobbiamo dire. Io vi racconto un episodio che mi ha riguardato e che mi fa capire bene che cosa è successo. Allora, noi parliamo di questo pentito della camorra Carmine Schiavone. Io nel novembre-dicembre 2013 faccio un blitz con lui e vado a Casal di Principe, nelle campagne di Casal di Principe, e lui mi fa vedere, guardate che qua sotto sono nascosti i rifiuti industriali. Io gli chiedo, ma questo posto l'ha fatto già vedere? Sì, come no, 20 anni fa alla Criminal Poll, ai magistrati, ho detto e raccontato tutto. Benissimo. Dopodiché che cosa succede? Lui nel 2015 muore. Muore cadendo da casa, insomma viene operato in ospedale a Viterbo e poi ha un attacco di cuore, insomma, e muore in ospedale, eccetera. Prima che morisse io vado da lui e lo incontro in ospedale e gli chiedo perché lo volevo invitare a una nuova trasmissione. Sì. E lui mi dice: Sandro, guarda che 2 mesi fa è venuta la forestale e li ho portati dove ti ho portato. Li ho portati a Casal di Principe, a Castel Volturno, a fare dei giri, a fargli vedere dove stavano i rifiuti interrati. Bene, muore Schiavone. Dopo un poco mi chiama la forestale e mi dice: vieni a Casal di Principe che stiamo scavando e abbiamo trovato rifiuti. Non mi dicono dove, mi danno un appuntamento, io ero già scortato dai carabinieri e andiamo in campagna. Io riconosco il posto dove mi aveva portato Carmine Schiavone, ma la mia sorpresa qual è stata? Che loro hanno trovato rifiuti a 1 metro di profondità, cioè nel 95, nel 96 bastava mettere un ombrello
dentro il terreno si trovavano le radiografie, il materiale, capito, industriale, sì, le sacche di plasma sanguigno, cioè i rifiuti ospedalieri, che sono rifiuti radioattivi, anche se di bassa intensità. Non è che stiamo parlando delle scorie di una centrale nucleare, ma sono materiali radioattivi, sono materiali nocivi che vanno ovviamente, come dire, stoccati in maniera opportuna, stoccati in impianti autorizzati e speciali, non normali. Sì. Ecco, questa è la cosa che ci fa capire. Allora, 20 anni fa, chi ha detto la bugia e perché hanno detto la bugia? Perché questo è stato ed è il business più grande dopo la droga per alcune organizzazioni criminali. Questo dei rifiuti è il business più importante per le malavite organizzate, 'ndrangheta e camorra. Ci fu il primo pentito di camorra, Nunzio Perrella, che davanti al magistrato disse: ogni 3 camion di spazzatura uno è oro. Questo è tutto il problema. E oggi ci troviamo con 20 anni di ritardo. Ora non so se la magistratura avesse scoperto 20 anni fa, 25 anni fa, se ci fossero stati tutti morti che poi ci sono stati. Ci sono dei materiali come l'amianto che, come dire, condannano l'uomo 25-30 anni dopo averlo respirato. Quindi sono delle malattie che esplodono con tanti anni di distanza. Non tanto l'amianto lungo, la polvere di amianto che, se viene respirata, certo, ti provoca il tumore ai polmoni e tutte le malattie e tutti i tumori che, appunto, c'è la storia del nord in Piemonte, dove c'era lo stabilimento dell'Eternit, con tutti i risarcimenti danni per gli abitanti del paesino e per gli operai morti di tumori. Però la cosa che ci dobbiamo chiedere è: com'è che c'è tanta mortalità in un'area, cioè malattie respiratorie, mortalità, tumori, eccetera, eccetera, in un'area che non ha industrie? Non ha industrie, è quello il punto. E allora non sappiamo se l'osservatorio ti dirà, non ti dirà, se c'è il picco, eccetera. Però è indubbio che se andate a Caivano, andate nel cimitero di Caivano, vi porta Don Maurizio Patriciello e vi fa vedere tutte le tombe di bambini, ragazzi, adolescenti, tutti morti di tumore. Dottor Ruotolo, però ci consenta anche un'altra osservazione. Le cose esattissime che abbiamo sentito ora però ci fanno porre altri interrogativi. Il trasporto di grosse quantità di rifiuti tossici e non tossici, speciali o non speciali, comunque ha dovuto, diciamo, bene o male attirare l'attenzione di qualcuno. Io credo che questo percorso, diciamo, sia stato ignorato da molti. Ma hanno circolato i tir, tanti tir hanno circolato dal nord, dal centro per arrivare lì. Ma c'era la grande truffa delle bolle di accompagnamento, no? Le famose bolle, per cui venivano fermati dal posto di blocco, facevano vedere la bolla e proseguivano. Il problema vero, come è stato detto all'inizio, è che noi abbiamo dei pentiti dell'ultimo stadio, perché la camorra non è la cupola di questa operazione, è la parte terminale, quella che organizza, quella che intimidisce, quella che compra i terreni dai contadini, quello che si impone ai contadini per sotterrare, eccetera, eccetera. E lì c'è il grande business, la grande cupola degli industriali, dei professionisti. Io torno a ripetere, il povero Roberto Mancini, il sovrintendente di polizia morto di leucemia, che fece la famosa inchiesta sulla Terra dei Fuochi, eccetera, nella sua inchiesta da Criminal Poll già c'era il nome di Licio Gelli, loro già avevano le tracce della presenza della massoneria e quindi degli industriali, dell'alta finanza, dei politici. E il punto è tutto qui. Se voi vedete tutta la polemica sul famoso interrogatorio di Schiavone che è stato segretato, ma lì all'inizio, giustamente io lo dico,
perché quando viene sentito dalla commissione parlamentare, in quel momento c'è un'indagine della magistratura, per cui è chiaro che nomi e cognomi non potevano venire divulgati, ma subito dopo. E poi l'altra domanda che mi pongo, questi politici che stavano in quella commissione e che hanno sentito da Schiavone il polso della situazione in quelle terre, ho capito, non c'era bisogno di fare i nomi e cognomi degli industriali, dei camion, le targhe, eccetera. Ma volete, come dire, allarmare l'opinione? Perlomeno attenzionare il territorio. Hanno taciuto? E questo è il punto. Hanno taciuto. È stata quella la vera colpa. Dottor Ruotolo, lei parlava di altri interessi. Nella inchiesta che abbiamo citato in apertura di trasmissione, da lei effettuata nel 2014, Inferno Atomico, lei poneva una domanda molto precisa a Carmine Schiavone, domanda che poi è stata la causa della scorta che le è stata assegnata, quindi del pericolo di vita che lei tutt'oggi corre, perché tutt'oggi lei è ancora sotto scorta. Lei chiedeva a Carmine Schiavone del rapporto tra il clan dei Casalesi e i servizi segreti. Esattamente. Questo ha fatto infuriare Michele Zagaria. Sì, guardate, se andate su fanpage.it, dove io sto facendo una serie di reportage, di inchieste, e lì troverete la mia prima puntata, dove appunto sono andato oltre, nel senso, ho recuperato, diciamo, le minacce di Zagaria al sottoscritto. C'è questa video registrazione, è un'intercettazione ambientale fatta dalla Procura di Napoli, dalla Procura Antimafia, dove si vede questo Michele Zagaria che parla con i suoi familiari e dove dice proprio che mi vuole squartare vivo, eccetera. Recupero Schiavone e sono andato oltre perché ci sono delle novità. C'è uno dei commissari, dei vice commissari all'emergenza rifiuti della regione Campania, quando commissario era Antonio Bassolino, si chiama Giulio Facchi, che ha parlato dei rapporti con i servizi segreti. Quindi siamo nella prima metà degli anni 2000, 2004-2005, e lui viene contattato dai servizi segreti perché siamo in piena emergenza rifiuti. Ma soprattutto, diciamo, c'è un intervento abbastanza significativo, e ne ho parlato sempre in questa inchiesta con Antonello Ardituro, che era PM a Napoli, oggi è un membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno fatto un'inchiesta su una discarica di Napoli ed è emerso proprio che questa discarica era stata messa su dagli uomini di Michele Zagaria, quindi una prova di un intervento del clan Zagaria sulla partita e sulla, e come al solito, cioè la camorra in situazioni di emergenza interviene e in cambio deve ottenere business, chiede, e quindi c'è questa discarica di Chiaiano, e dove è risultato che questa impresa che ha realizzato, dietro c'è la famiglia di Michele Zagaria. Quindi si potrebbe sospettare, diciamo, in questo paese che è il paese sempre del poi, si potrebbe sospettare un accordo. Sì, un intervento si può sospettare, tenendo presente, noi diciamo di trattative tra virgolette tra Stato e malavita, sicuramente, vabbè, si parla di quella per, diciamo, l'arresto, la consegna di Salvatore Riino, di Riina, dopo la strage di Capaci, dopo Via D'Amelio, eccetera, quindi la trattativa Stato-mafia, dove in corso il processo a Palermo, però sappiamo tutti che a Firenze c'è una sentenza definitiva che dice sì, c'è stata la trattativa, il papello, esatto. Brusca, eccetera, quindi lì è un'ipotesi a Palermo e una realtà a Firenze. A Firenze. Però c'è un precedente storico assodato anche quello, dove c'è Raffaele Cutolo, capo della camorra organizzata, che è in carcere. In quel momento viene rapito dalla colonna napoletana delle Brigate Rosse un assessore regionale, Ciro Cirillo. Siamo nel 1982.
nel 1978, vi ricordate, Aldo Moro che viene ucciso alle Brigate Rosse, ci fu la grande discussione sulla trattativa, no, non bisogna trattare, eccetera. Invece, per quanto riguarda la liberazione di questo assessore, servizi segreti e politici, Democrazia Cristiana, perché questo Ciro Cirillo era della Democrazia Cristiana, vanno nel carcere di Ascoli Piceno a incontrare Raffaele Cutolo, perché nel circuito carcerario Cutolo è a contatto con i brigatisti rossi e quindi si apre una trattativa con le Brigate Rosse e le Brigate Rosse liberano Ciro Cirillo in cambio, credo, se non ricordo male, 4 miliardi e mezzo di vecchie lire o 5 miliardi, ma non mi ricordo bene la cifra, ma quelle sono. E in cambio Raffaele Cutolo e la Camorra entrano nel grande business del dopo terremoto, perché nel frattempo, siamo a novembre 1980, c'è il terremoto dell'Irpinia e della Basilicata e quindi tutti i lavori, tutti gli appalti, entra dentro autorizzato, io dico tra virgolette, perché se io vado a tratto con la Camorra e poi la Camorra in cambio, e quindi lì c'è la famosa commissione d'inchiesa parlamentare presieduta all'epoca da Oscar Luigi Scalfaro, che poi divenne presidente della Repubblica, ma all'epoca appunto era parlamentare, e ci sono questi 50.000 miliardi di vecchie lire spesi per il dopo terremoto in Irpinia e Basilicata. Quindi abbiamo tre momenti di trattative con le Brigate Rosse e la Camorra. Con la vicenda rifiuti c'è un'ipotesi, e attenzione, cioè la magistratura sta indagando, però sicuramente il vice commissario della regione Campania ai rifiuti incontra i servizi segreti, sicuramente il clan di Michele Zagaria si è dato molto da fare per far risolvere l'emergenza rifiuti in Campania, dopodiché sicuramente un'impresa che fa riferimento a Michele Zagaria e ai fratelli imprenditori camorristici ha lavorato per l'apertura di una discarica di rifiuti solidi urbani. Dottor Rotolo, quello dello smaltimento dei rifiuti è un affare che fa gola a molti, e il problema è che purtroppo lo smaltimento illegale procura i danni di cui abbiamo parlato sino ad ora. Diversi sono gli esempi. Abbiamo parlato del Piemonte con l'ex Fibronit, parliamo di Brescia, parliamo del Veneto, parliamo delle coste calabresi, dove sono stati denunciati traffici nei porti, affondamenti di navi al largo del Mediterraneo, insomma un affare enorme per cui parecchia gente ci ha rimesso la vita. Un esempio fra tutti, fra i giornalisti, ricordiamo Ilaria Alpi, che aveva fatto le sue indagini a Mogadiscio, per questo purtroppo è stata uccisa, per cui intuiamo quale sia la capacità d'azione di chi è dietro a questi traffici. In Italia sono passati svariati decenni. A questo punto delle indagini, quali risultati sono stati ottenuti anche da un punto di vista delle condanne per le imprese, per le aziende? Sono 450.000 le aziende individuate, no? Sono 450, non 450. Ah, 450. No, ma ovviamente intanto c'è il primo grado della Resit dove ci sono state le condanne. Quindi la magistratura, credo che la questione dello smaltimento dei rifiuti coinvolge tutta l'Italia, non soltanto la Campania, lo smaltimento illecito ovviamente, credo tranne la Val d'Aosta, ma poi tutte le regioni sono interessate dalle inchieste della magistratura. Io sono andato spesso nel Veneto, ma in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, in Calabria, quindi c'è un lavoro della magistratura, e quindi è chiaro che però su una vicenda del genere, per fortuna che da un anno e mezzo c'è nel codice penale il reato, l'ecoreato, che siamo unici in Europa, quindi questo è un vanto per l'Italia, finalmente un reato penale, però c'è la questione della prescrizione.
Per cui se io, azienda X, ho portato i rifiuti nel 1981 e vengo scoperto oggi, lì c'è il reato prescritto. È un po' la questione fondamentale, un po' la questione seria. Cioè tu devi prescrivere che il dibattito che riguarda non solo l'ecoreato, il reato dello smaltimento dei rifiuti, ma poi riguarda ovviamente i reati di criminalità organizzata, la corruzione, c'è tutta la discussione. C'è una proposta che mi pare quella sensata, cioè che i termini di prescrizione devono partire da quando tu scopri il reato, non da quando è stato commesso il reato, ma tu magistratura, tu investigatore, perché sennò i tempi, e su queste questioni i tempi devono essere interrotti. Esattamente, su queste questioni dei rifiuti industriali ci sono le consulenze, i periti, sono tempi lunghissimi di accertamento, ed è chiaro che il reato si estingue, nel senso che il reato è stato fatto, però il reato viene prescritto, quindi non c'è giustizia poi su una partita del genere, perché qui la verità è che io, nel momento in cui accerto che l'azienda X ha messo il rifiuto sottoterra, intanto la bonifica la deve, chi inquina deve pagare, non può essere lo Stato a pagare, né i cittadini, ma è l'industria la cosa. Dopodiché c'è tutto il discorso del risarcimento danni. Se io so che c'è quell'azienda che tra l'altro i materiali che ha nascosto, seppellito, sono materiali riconosciuti dalla medicina come cancerogeni, e ci sono state delle morti o di gente che abita lì vicino, lì bisogna procedere anche alla richiesta giusta del risarcimento danni. Ma soprattutto il tema di chi sbaglia deve pagare, chi inquina deve pagare, perché se no, se non ricordo male, per la Resit, che sono 900.000 tonnellate, lì ci vogliono perlomeno 2 milioni di euro per bonificare. Sono cifre notevoli. Certo. Dottor Cutolo, Ruotolo, volevo dirle, se lei dice che tutta l'Italia è compromessa e quindi tutti i territori possono essere coinvolti in questa raccolta di materiale differenziato, di materiale inquinante, la zona che adesso è stata individuata nei pressi di Napoli è stata sostituita da altra zona o hanno smesso di seppellire i rifiuti? Ma adesso il traffico è chiaramente, ora c'è un controllo in quell'area lì, che è, soprattutto da parte dei cittadini, perché la vera novità è la presa di coscienza. E questo fa la differenza. È la denuncia, per cui basta un focarello e si mobilita la gente. Oggi con i mezzi, con i social media, vai su Facebook, vai su Twitter, trovi in tempo reale il rogo, quindi c'è un controllo sul territorio. Chiaro che 200 soldati messi lì fanno ridere, nel senso che sono niente, perché 200 soldati sono tre turni, quattro turni, quindi dobbiamo dividere, poi c'è chi è malato, chi sta in ferie, e stiamo parlando di chilometri e chilometri quadrati. Però per esempio il drone e la videosorveglianza possono essere degli elementi utili di prevenzione, ma soprattutto, allora, se noi controlliamo bene il problema vero, accanto a un ragionamento sulla battaglia contro l'evasione fiscale, perché è lì che vai a vincere, cioè se tu mi scopri gli evasori, quindi gli industriali, è lì che hai vinto la battaglia. La vera prevenzione la devi fare lì, da un lato, e dall'altro la tracciabilità del rifiuto, per cui la bolla di accompagnamento fasulla non regge. Noi dobbiamo sapere, dobbiamo tracciare il rifiuto quando esce dall'azienda e dove va a finire. È lì che vinciamo la battaglia, non è tanto la piccola vedetta lombarda che sta sul ciglio della strada in Campania o in altre zone a controllare. La battaglia la vinci controllando il rifiuto, lo scarto industriale,
E per quanto riguarda il sommerso napoletano, cioè la piccola azienda, la calzatura, l'abbigliamento, eccetera, facendo lì un discorso di emersione. Noi su questo è una partita che si deve giocare con Roma, con il governo, con il Ministero del Lavoro, con le politiche fiscali, cioè devi farmi una vertenza che è fondamentale, perché sennò anche lì avrai il rogo. Poi il rogo lo ti puoi spostare e portarlo in altri, in altre regioni o in altri territori della Campania. Non è, se quel territorio è quello più controllato in questo momento, ti sposti, però sicuramente ci sono le campagne, diciamo le campagne di moda, e per cui in dei periodi dell'anno loro hanno bisogno di smaltire una maggiore quantità. Certamente. A fronte di una produzione superiore, ma quindi ancora una volta niente, il dato è sempre lo stesso: emerge una peccaminosa indifferenza da parte delle istituzioni rispetto alla procedura, perché l'istituzione dell'ecoreato, detta così, naturalmente appare una vittoria al 50% se poi non si va a modificare la procedura nella contestazione del reato stesso. Certo, quindi c'è, però c'è anche la prescrizione. No, prego. E della tracciabilità. Volevo aggiungere un dato che quando l'ho recepito mi è sembrato un po' strano. Alcuni personaggi inseriti nella vita politica, non solo locale ma anche regionale, molto facilmente suggeriscono, hanno suggerito nel tempo, l'utilizzo di questi metodi per sotterrare i rifiuti. Non è peregrino ascoltare alcuni personaggi che sono assessori o consiglieri regionali suggerire un metodo, almeno nel passato, e cioè quello di sotterrare i rifiuti. Lei crede che l'ignoranza, abbiamo parlato di falde superficiali, falde profonde, l'ignoranza favorisca anche questo tipo di attività? Beh, nel passato sì, però io penso che oggi tutti sappiamo che cosa può succedere. Se pensiamo a Taranto, ma la stessa all'industria pesante nel mezzogiorno d'Italia, no? Negli anni 60-70, per il posto di lavoro, eccetera. Poi quando la gente si è incominciato a sapere che morivano i dipendenti di tumore, prendete l'Ilva di Taranto, no? Il quartiere pieno di morti, quartiere Tamburi, ce l'abbiamo di fatto. Esattamente, e beh, lì è cresciuta una sensibilità che prima non c'era, cioè certo. Il nome del lavoro oggi non si vuole morire più, ieri forse sì, grazie anche all'ignoranza, c'era questo dato, no? Dell'ignoranza, ma oggi le conoscenze sono superiori, c'è a livello di gente, c'è una sensibilità che prima non c'era. Pensate che a Napoli nel 2012 con un passaparola sono scesi in piazza più di 100.000 persone, e non erano militanti politici o sindacali, era la gente comune. Io sono presidente onorario di un'associazione, Mannaccisa Salute di Casalnuovo, organizzata da un ragazzo di 16 anni perché il padre gli era morto di tumore, quindi usando internet oggi c'è una coscienza, soprattutto tra le donne ovviamente, tra le mamme, ma anche tra i ragazzi, che è veramente incredibile. Quindi questo, come lei conferma, è il paese del dopo, il paese che del poi, gli interventi si fanno quando ormai i danni sono stati già creati, insomma. E quando, e non sempre purtroppo, perché la storia campana ti dice che non è che abbiamo ancora risolto, però appunto se poi andiamo a vedere Brescia, andiamo a vedere Taranto, andiamo a vedere Augusta, Priolo, andiamo a vedere Porto Marghera, quelli sono siti di interesse nazionale, perché lì si sa che è l'industria che deve essere bonificata, gli scarti eccetera. Noi paradossalmente non siamo, noi in Campania, la terra dei fuochi, non essendoci l'industria, quindi la causa dell'inquinamento, non siamo considerati siti di interesse nazionale. Questo per esempio è un tema, no? Certo. Ma anche lì
le bonifiche vanno lentissime anche nei siti di interesse nazionale, dico. C'è tutto il capitolo Brescia che è impressionante. Siccome ci stiamo avvicinando purtroppo lentamente verso la fine, è una domanda credo che anche i nostri ascoltatori se la pongano, e quindi è d'obbligo che noi gliela facciamo. E cioè, lei da giornalista, quindi da prima persona informata, quando raccoglie delle informazioni, si informa su quello che accade, e quindi è la prima persona informata, quanto è necessario secondo lei che un giornalista diciamo non si faccia coinvolgere dalla emozione o dalla emotività, come vogliamo, nel raccontare quello che ha conosciuto, quello di cui è venuto a conoscenza? Ma attenzione, diciamo, ognuno, certo, quando devi dare la notizia la devi dare secca, British, eccetera, ma dopodiché il mio giornalismo non è quello, cioè il mio giornalismo è dare i fatti, raccontare i fatti, ma stando tra la gente e intervistando la gente, anche cogliere le emozioni, no? Certo. Come fai? Certo, a me è capitato spesso di dover raccontare anche in diretta storie, lì eviti di non commuoverti, però insomma, se si commuove il telespettatore, anche noi siamo esseri umani, anzi io rivendico che ci vorrebbe più umanità, no? Sì, ci vorrebbe forse più empatia per trasportare meglio anche quanto accade. Purtroppo siamo in conclusione, io le vorrei fare le ultime due domande. Una riguarda la situazione del clan dei Casalesi. Con l'arresto di Michele Zagaria e quello di Antonio Iovine, ricordiamo che Antonio Iovine si è pentito, Zagaria no, ed è al 41 bis. È stata insinuata l'idea che la vita del clan sia conclusa, sia terminata. È davvero così? No, è ovviamente un po' come con Cosa Nostra. Una volta, dopo le stragi, la linea stragista di Cosa Nostra sta in galera, la linea stragista del clan dei Casalesi sta in galera, cioè Setola e quel gruppo di fuoco che in pochi mesi uccise dal padre di un pentito a un imprenditore, a un commerciante, a Noviello, a sei immigrati, cioè combinarono un massacro. Quella linea lì è stata catturata, ma questo non vuol dire che è stata sconfitta, anzi, tutt'altro. È una federazione di clan, come avete giustamente detto, nel senso che nel paese di Casapesenna il boss di zona è Michele Zagaria, nel paese di San Cipriano il boss è Antonio Iovine, a Casal di Principe c'è Bidognetti, ci sta Schiavone, quelli sono, diciamo, che sono tre paesi senza soluzione di continuità. Addirittura nel fascismo questi tre paesi si chiamavano Casal di Principe e basta, poi sono ritornati autonomi, ma tutti sono stati sciolti per mafia, i comuni, tutti e tre i comuni, sì. I consigli comunali, eccetera. Alcuni sono usciti, ci sono alcuni clan che hanno ovviamente le conseguenze maggiori. Se pensi al clan di Iovine si è pentito, per sì. cui è un clan che si è molto ridimensionato. Michele Zagaria non si è pentito. Uno dei fratelli di Michele Zagaria è uscito dal carcere. Il figlio di Sandokan, cioè di Schiavone, era uscito dal carcere, è stato messo in carcere e poi il tribunale del riesame l'ha tirato fuori. Ci sono tutte le inchieste sui rapporti con i famosi colletti grigi, questi 60 provvedimenti restrittivi del ceto, diciamo, dei professionisti napoletani, con alcuni imprenditori in odore di camorra del clan dei Casalesi, perché questo è il punto. Le armi ce le hanno, non le usano. I rapporti, perché non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno, questo è il punto, ma non è che abbiamo vinto. Ci sono alcune realtà dove è chiaro, si respira l'aria di primavera, a Casal di Principe si respira, ma non vuol dire che a Casal di Principe ha vinto l'antimafia, ha vinto, diciamo, la giustizia in questo senso.
A Casa Pesenna lì c'è ancora una cultura più pesante, dove il boss è ancora egemone culturalmente, cioè la cultura della camorra. Dottor Ruotolo, lei vive sotto scorta, come dicevamo, dal maggio del 2015, proprio perché in sì, quella tra poco, sua... Tra poco faccio 730 giorni. Ecco. Il 4 maggio. Vivere sotto scorta per un giornalista, per un uomo libero, quale lei è, deve essere qualcosa di estremamente complicato, estremamente pesante. Che valore dà oggi alla libertà? Ma io continuo a essere un uomo libero. Zagaria è in galera e ci starà per tutta la sua vita. Io sono protetto, ma continuo a esprimere le mie opinioni, continuo a raccontare, protetto, ma in questo sono libero. Poi a livello personale ho dei problemi dove non posso improvvisare, devo pianificare tutto, non, certe volte mi considero agli arresti domiciliari, ma quelli sono problemi diciamo che si risolvono di ordine pratico. Di ordine pratico, però soprattutto io continuo a essere un uomo libero e lui sta in galera e loro stanno in galera. Questo è il punto, perché continuo a me mi hanno minacciato per il mio lavoro, continuo a lavorare, continuo a esprimermi, per cui continuo a essere un uomo libero. Questa è dimostrazione del fatto che non sarà la minaccia a impedire a chi fa il proprio mestiere in una certa maniera di continuare a farlo. E perché il nostro paese invece si possa liberare dalla morsa della mafia, della camorra, dell'andrangheta, che tante volte abbiamo detto, chi ci segue lo sa, ha oramai cambiato pelle, non è più la camorra, l'andrangheta e la mafia di un tempo nell'immaginario collettivo, ora ha abiti in doppio petto, agisce a livelli di alta finanza. Cosa ci vuole perché questo paese finalmente si liberi da questi cancri? Cambiare questo paese, perché se fosse una questione di cancri, di cosa, la partita l'avremmo già vinta. Il problema è che le camorre, le mafie, le andrangheta stanno dentro, si relazionano con il potere, e se non rompiamo questo laccio non lo risolviamo. Perché noi abbiamo le mafie, le abbiamo da 200 anni? Se fosse solo una questione di pistole e mitra, lo Stato ne ha di più. Avrebbe già vinto. Certo. Indubbiamente. Quindi è un problema del tutto culturale, del quotidiano. No, culturale e politico. Certo. Infatti quando lei parla di cambiare paese, sicuramente si riferisce alla conduzione politica, insomma, del paese. Sì, della classe dirigente. Se no, non... classe dirigente. Se è una classe dirigente che continua a essere corrotta e a corrompere, il cancro culturale e non solo delle mafie non l'avremmo mai estirpato. Infatti la legge sulla battaglia contro la corruzione è una battaglia anche contro le mafie. Certo. Infatti la legge di cui abbiamo parlato prima sulla prescrizione credo che abbia molte falle, e queste falle credo che siano state create ad arte per favorire magari alcune iniziative, diciamo, non molto pulite. Esatto. Bene, sono le 19:26. Noi la ringraziamo, dottor Ruotolo, per essere stato con noi questo pomeriggio. Ci auguriamo lei voglia accettare altri nostri futuri inviti, perché diverse sono le iniziative che stiamo portando avanti anche qui sul territorio. Desidereremmo soprattutto metterla in comunicazione con i nostri ragazzi, con i giovani nelle scuole, perché benissimo, riteniamo sia proprio da lì, si debba partire da lì la partita, si debba giocare proprio da lì. Quindi assolutamente sì. Noi la ringraziamo davvero. Grazie per essere stato con noi e le auguriamo buon lavoro, naturalmente. Grazie. Grazie, dottor Ruotolo. Arrivederci. Bene, passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella. Alle 19:27 prendo la linea qui dalla redazione di RST Radio Science TV, pianetaoggitv.net, perché abbiamo degli aggiornamenti. Dunque, ci è giunta
Purtroppo la triste notizia è che è morto a New York all'età di 73 anni il regista Jonathan Demme, premio Oscar per il Silenzio degli Innocenti. Era da tempo malato. La sua prima pellicola a 30 anni, Femmine in Gabbia, del 1974. Stiamo in tema della trasmissione, minacce ai giornalisti, a queste persone che fanno veramente il proprio mestiere con la G maiuscola. Dunque, vediamo di cosa si tratta. Questa volta minacce indirette alla giornalista di Repubblica, Federica Angeli, autrice di inchieste sulle infiltrazioni mafiose sul litorale di Ostia. Angeli, minacciata più volte e già sotto scorta, dopo aver incontrato il suo avvocato, l'auto del legale è stata incendiata, così come un episodio simile ha riguardato l'auto della sorella. La Federazione Nazionale della Stampa ha chiesto un incontro al ministro Minniti per valutare la situazione non solo della collega di Repubblica, ma anche degli altri giornalisti minacciati. E vediamo di dare uno sguardo adesso al maltempo perché l'attesa perturbazione da parecchi giorni, insomma, veniva nominata, possiamo dire che finalmente a son denominarla è arrivata. Allora, vediamo un po'. Un'estesa perturbazione atlantica determina un peggioramento delle condizioni meteo sul nord, con piogge diffuse, anche temporali, sul nord-est, persistenti e localmente intensi su Alpi e Prealpi centro-orientali, oltre ad un'intensificazione dei venti meridionali. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Si prevede il persistere di precipitazioni diffuse sul Veneto e in particolare sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre ci saranno venti forti meridionali con raffiche di burrasca su Marche e le coste di Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi interessato anche l'Alto Adriatico. Si parla anche di mareggiate. Precipitazioni sparse, ma potrebbero essere anche a carattere di rovescio sulla Emilia-Romagna. È allerta arancione invece su Lombardia nord-orientale e allerta gialla sul Friuli-Venezia Giulia, sull'area milanese, su Emilia-Romagna e sui bacini nord della Toscana. L'allerta gialla si estenderà domani a Lazio e tutta la Toscana e all'Umbria. Ed ora vi segnalo, prima di andare con un brevissimo notiziario dell'Istria, della vicina regione di Istria, che potremmo intitolarlo Istria oggi, ecco, vi ricordo che questa sera ci sarà una diretta molto importante, e qui rientriamo sempre nel tema della trasmissione che si è appena conclusa. Dunque, una diretta radio in di Palermo, una storica emittente radiofonica sui 102. Dunque, rischio attentato di Matteo, lo speciale di radio in. Il direttore Giorgio Bongiovanni, ospite dell'altoparlante. Dunque, Nino Di Matteo, magistrato condannato a morte dal capo dei capi Totorina, il rischio attentato nei suoi confronti, confermato da alcuni pentiti, il trasferimento alla Direzione Nazionale Antimafia posticipato a novembre. Sono questi i temi che verranno affrontati questa sera alle ore 20:30 nella puntata speciale dell'altoparlante di Radio In, condotto da Mauro Faso e Dario Costantino. A discutere dell'attuale situazione di pericolo che corre il magistrato Di Matteo, pubblica accusa assieme a Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi al processo trattativa Stato Mafia, sarà Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, che ricordo anche il sito internet antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere, che segue passo passo l'intero processo che ha curato un dossier d'approfondimento sul rischio attentato nei confronti del PM Palermitano. Quindi questa sera alle 20:30 su Radio In potete appunto seguire questa trasmissione. Nel frattempo, che io sto parlando, stavo anche guardando un secondo.
Esatto, allora la potete seguire se voi andate anche su Google digitando radioin102.it. Ecco, ve lo ripeto, radioin102.it. Questa sera alle ore 20:30 rischio attentato di Matteo, lo speciale di Radio In con il direttore Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Detto questo, passiamo allora alle ultimissime, sempre se qui le troviamo, perché dovete sapere che qui si fa tutto da soli. Allora, dunque, eccoci, no, eccoci qui. Allora, abbiamo alcune importanti novità che ci provengono dalla vicina regione dell'Istria, dai nostri connazionali che vivono in quella zona, devo dire anche in quella bellissima zona, suddivisa tra Slovenia e Croazia, terre che erano italiane. Dunque, ad Abbazia, venerdì 5 maggio alle ore 10, continuano gli incontri tra i rappresentanti dell'Unione Italiana, settore coordinamento e rapporti con le comunità italiane e le comunità degli italiani con i suoi giovani attivisti. A dialogare con l'Unione Italiana sarà la volta della comunità degli italiani di Abbazia. Capodistria. La comunità degli italiani Sant'Orio Sant'Orio vi invita ai tradizionali festeggiamenti in ricorrenza della Beata Vergine delle Grazie di Semedella. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 17 di domenica 30 aprile a Semedella. Cherso, venerdì 5 maggio alle ore 16 continuano gli incontri tra i rappresentanti dell'Unione Italiana e le comunità degli italiani con i suoi giovani attivisti. A parlare con l'Unione Italiana del futuro della comunità degli italiani sarà la volta della comunità degli italiani di Cherso. Isola, venerdì 28 aprile a Palazzo in Piazza Manzioni avrà luogo l'Orange Wine Festival, il Festival Internazionale dei Vini Bianchi a lunga macerazione alle ore 14 con la solenne cerimonia d'apertura nella bellissima chiesa di Santa Maria d'Aglieto. L'Orange Wine Festival aprirà ai degustatori e appassionati le porte del Palazzo Manzioni di Isola. Uno scenario splendido per un'esperienza enogastronomica da non perdere. Ad organizzare l'evento è la comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Fiume, venerdì 28 aprile presso scusate, è plurale, venerdì 28 aprile presso le sale di Palazzo Modello, Comunità degli Italiani, avrà luogo un incontro con lo scrittore Umberto De Pace per presentare il suo nuovo libro dal titolo D'amore e orrore. Parteciperà con un intervento anche Giacomo Scotti. Ed ora passiamo a Pola, la fiera del libro per ragazzi, Monte Libris, decima edizione, si svolgerà dal 24 al 30 aprile nella sede della Comunità degli Italiani a Pola in via Carrara 1. Il Museo Storico e Navale dell'Istria e il Museo Archeologico dell'Istria vi invitano all'inaugurazione della mostra dal titolo La Gheba e Luselle, che si terrà a Pola nello spazio museale Sacri Cuori giovedì 27 aprile alle ore 20. Vediamo se abbiamo altre notizie di rilievo. Vi do l'ultima: ci spostiamo nella capitale della Croazia, precisamente a Zagabria. Fino a lunedì 15 maggio sarà possibile assistere University, la mostra fotografica di Gianluca Capri presso l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria. L'ingresso è libero. Mercoledì 3 aprile presso l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria si potrà assistere alla proiezione del film italiano dal titolo Il Capitale Umano di Paolo Virzi. Il film sarà sottolineato in lingua italiana e l'ingresso sarà libero a tutti. L'appuntamento è alle ore 18. Bene, lasciamo il breve notiziario di Istria oggi. Realizzato, perché queste informazioni ce le forniscono la testata Unione Italiana, che ringraziamo per questa collaborazione. Dunque, prima di dare la linea ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi, vi ricordo ancora questa sera alle ore 20:30 su Radio In. Radioin102.it, la diretta
si parlerà di antimafia, del titolo Rischio attentato di Matteo, lo speciale di Radio In. Conducono Mauro Faso e Dario Costantino. Ecco, quindi si discuterà dell'attuale situazione grave di pericolo che corre il magistrato Nino Di Matteo. Alle 19.37 è tutto dalla redazione RST, restituisco la linea subito ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Grazie a Massimo Bonella per aver ricordato agli ascoltatori questo importante appuntamento delle 20.30. Non so se lo hai detto, ma lo ripeto. Così, tanto per rafforzare la memoria di tutti, è possibile seguire la diretta di Radio In anche collegandosi dal sito di antimafia2000.com, dove c'è il link in primo piano, quindi cliccando sul link ci si collega direttamente alla diretta. Bene, ringraziamo tutti gli ascoltatori per essere stati con noi. Ecco, scusami, Antonella, è giusto e doveroso anche dire che poi noi siamo nuovamente in diretta qui da Radio Science alle ore 22 con Osservatorio Antimafia. Bonella, ero lì per dirlo naturalmente, ma ti pare che non ricordo ai nostri ascoltatori l'appuntamento di questa sera alle 22 con Osservatorio Antimafia, considerato che ci sarà con noi l'immancabile Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com, che ci parlerà dell'importantissima sentenza Borsellino Quater? Ottimo. Come posso non ricordarlo ai nostri ascoltatori, per cui rinnovo i ringraziamenti per averci seguiti sino ad ora. Vi diamo appuntamento alle 22 per l'Osservatorio Antimafia e alle 18.30 di mercoledì prossimo per una nuova diretta di Spazio Aperto. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci.